di Salvatore Riggio l'annuncio del difensore sul canale YouTube della Juventus: il ritiro a fine anno prossimo segnerà la fine di un'era. Vivere questa maglia è stato come vivere 12 anni in un sogno. Leonardo Bonucci dice basta e annuncia il suo ritiro a fine stagione. Quando smetterò di giocare l'anno prossimo si chiuderà un'era della difesa, nel modo di interpretare la difesa italiana, ha detto. Il 36enne juventino, il capitano, in bianconero dal 2010 con la parentesi di un anno al Milan, annuncia così l'addio al calcio giocato. Lo fa nello speciale che Juventus gli ha dedicato con un'intervista in 4 clip sul suo canale YouTube per celebrare la sua 500 presenze con maglia della Juventus. Da bambino, quando insegui il pallone, hai il sogno di vestire una maglia come quella della Juve, e riuscirci 500 volte significa aver fatto la storia della Juve ed è una grande emozione, ha aggiunto. Vivere questa maglia è stato come vivere da 12 anni in sogno, e dentro di me c'è sempre quel bambino che è felice di scendere in campo perché era il suo sogno. Massimiliano Allegri aveva risposto a una domanda sul possibile ritiro di Bonucci nella conferenza stampa prima del match con la Cremonese: la fine della sua carriera è individualmente dovuta a tutti. L'altro giorno ha raggiunto un traguardo storico e in pochi ci sono riusciti. Aveva questi acciacchi ma sempre stato presente. Ha un giocatore che, quando gli è stato chiesto di giocare condizioni in cui non sta bene, si è sempre messo a disposizione della squadra. Punto, se andiamo finale ce la fa, vediamo. Hanno dato 1520 giorni di prognosi, quindi noi sono al limite, le sue parole. La punizione di Allegri a Bonucci più famosa è quella del 22 febbraio 2017, Porto-Juventus. Dopo uno dei tanti litigi con il tecnico livornese, Bonucci non giocò quella partita di Champions League, andata degli ottavi di finale. Allo stadio del club lusitano si è recato in tribuna, immortalato dalle telecamere seduto su uno sgabello. È stata la goccia a far traboccare il vaso e a spingere il difensore, che ha accettato l'offerta del Milan.